Ragazzi, ho accoppato Godric. L'ho accoppato per sbaglio, nel senso, c'era la mia compagna che dormiva qui sul divano e beh, non potevo registrare perché non le potevo cacare il cazzo. Allora ho detto, vabbè, mo mi provo a ammazzare Godric, però, vabbè, giusto per memorizzarmi il moveset, così non mi guardate fare 3000 try, 3000 cose. Effettivamente ho fatto qualche try e in uno di questi mi era capitato di sfiorare la morte di Godric, però fortunatamente mi sono fatto ammazzare, ma veramente pensavo di aver fatto la cagata di ucciderlo. Poi però non mi sono reso conto, mi è capitato uno stun, sono riuscito a stunnarlo, gli ho fatto il contrattacco per divertimento, gli ho tolto tantissimo ed è morto. Comunque lo scontro intero voi l'avete visto nello scorso gameplay perché ero arrivato alla seconda fase ed ero quasi riuscito ad accopparlo tutto. Lo scontro è stato pressoché così, solo che mi è capitato di stunnarlo e quindi come gli ho fatto il contrattacco è scattato. Scusatemi, tra l'altro mi sono fatto anche una passeggiatina più avanti perché la curiosità mi stava uccidendo, però poi sono tornato qui al falò e ricominciamo da qui, così vedete il percorso, no? Tra l'altro ho visto che si è palesato questo tizio, che ce l'ha a morte con Godric. Anima vigliacca fino al midollo. Trattarmi da schiavo in quel modo e dopo tanta fatica cosa hai ottenuto? Mi guardavi dall'alto in basso, vero? Lurido verme. Sentila, sentila, percepisci la mia collera maledetta. Ok, parliamo con questo perché non ci ho mai parlato. Mi guardava sempre dall'alto al basso. Ha avuto quello che meritava grazie a te, ma ricorda, chi semina vento raccoglie tempesta. Aveva un cuore ignobile e un aspetto immondo, e ha incontrato una fine degna di lui. Mi dici altro? Ora sono libero, immagino. Posso fare qualsiasi cosa, dico bene? Ok. Lo lasciamo vivere come tutti gli altri. Ne Ah, ma è una faccia. Quella è una faccia. Non so se l'abbiano fatta apposta o se è meramente un caso, ma quella sembrava veramente una faccia. Quindi esploriamo un po' sto posto. Mi è dispiaciuto perché è stato abbastanza emozionante avere a disposizione come colpo di grazia, proprio, sai, il colpo di grazia. Cioè, ho finito Godric con un colpo di grazia. Tra l'altro, le registrazioni che ho fatto, perché le ho salvate così dalla Xbox, sono di merda perché durano solo 15 secondi. Era impostato il tempo di registrazione di quel che accade a 15 secondi e non a un minuto. Adesso l'ho rimesso a un minuto, dovesse ricapitarmi una cosa del genere, perché in un minuto avreste visto quasi tutto il combattimento, eh? Che non durano tante in realtà le boss fight. 2 minuti, 2 minuti e mezzo vanno giù. Allora, in questa sala non ci sono mai stato. Questo è il trono di Godric? Non posso colpire nulla. Questo sembrerebbe essere il trono di Godric. Si va di qua, si va di là. Andiamo prima a sinistra. Anche se credo che tutto si ricongiungerà al centro poi. Sì, la struttura è questa. Anche se. No? Oh cazzo. Ok, di qua si scende qui, però fatemi vedere dall'altro lato che succede. E magari questa è la via. E di là c'è qualcosa di alternativo. Chi lo sa?
proposito, rendiamo la situazione addirittura più luminosa. No, qui non c'è nulla. Ok, praticamente è una strada obbligata. Pensavo di no, ma è così. Questa è l'unica strada percorribile, l'altra è un vicolo cieco, una fregatura. Qui non abbiamo nulla, io sono sicuro che ci sia... Qui? No. Sono sicuro che ci siano dei muri invisibili, ma vattene a pesca quali sono, cioè non voglio andare in giro colpendo tutto a caso. Diventerebbe una run molto pallosa. Ok, questa stanza è chiusa, è un ambiente unico. Uva di... Sì! Ora però non mi ricordo a chi cazzo la devo dare l'uva di sbi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 sb
Tieni, prendi le mie uve. Allora, le uve. Era una ragazza a cui dovevo darle. Ma non mi ricordo dove fosse lei. Ok. Non so se questa zona fosse raggiungibile. Gli urni lacustre. C'ero stato qui. Qui c'ero stato. Qui c'ero stato. È lei. Lei vuole le uve. Perché ci deve vedere, perché è cieca. Siede le uve? Certo che le ho. Sono in pellegrinaggio alla ricerca del Vattafrust. Consegna l'uva. Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Che la benedizione delle dita risplenda su di te. Novità, come desideri. Abbiamo sbloccato una posa e basta? Vaffanculo, non mi dà un cazzo, mi ha dato una posa di merda. Qual è quella nuova che abbiamo sbloccato? Ma le pose le possiamo usare con gli NPC per... Ok. Io tornerei da Godric. Voi direte, ma perché? Perché devi tornare da Godric? Perché prima ho fatto un giro. E ho fatto un giro tornando indietro. Ho fatto un giro di qua. Perché ci sono zone che non abbiamo ancora esplorato, ma che vorrei farvi vedere. Di qua. Allora, ho preso tutti questi oggetti, ma poi sono arrivato a un certo punto, mi sono bloccato. Ok, mi pare di essere passato da qui. Era qui che sono passato? No. Non ho preso questo ascensore. Oh sì? Sì, sono passato da qui. Ok, sono venuto qui. Scusate ragazzi, ma è difficile ricordarsi tutti questi. Allora, lì c'è un oggetto che devo prendere. Lo devo prendere in maniera un po' atletica. Questo non l'avevo preso al passaggio di prima. Sì, buona giornata a te. Foglia capillare. Che cavolo fa la foglia capillare?
Foglia capillare, materiale per la creazione di oggetti. Molto difficile da reperire. Io ne ho addirittura 5, ragazzi. Che significa che mi sto spingendo in zone ricche di oggetti e oggettini. Ragazzi, che contraccolpo. Allora, ho visto una bestia che è qualcosa di enorme. E ho fatto una cosa stupida cercando di ucciderla. Adesso vi racconto, ve la mostro, così capite perché ero così desideroso di ucciderla. Perché è orribile. Vi faccio vedere dove sono arrivato. Quanto li odio. Sapete che li odio proprio i topi? Poi sono in questi... sono in questi posti dove... sostanzialmente non funzionano neanche i contrattacchi perché sono tutti quanti slivellati. Sì, lo so che ci sei. Qualcuno qui se n'è andato a fare nel culo. Bravo. Ok, ora... qui non c'è niente di che. Sono passato sia da un lato che dall'altro, ma non c'è nulla. È proprio un maledetto intrico di muri e muretti. E qui, ragazzi, arriva... lo schifo degli schifi. Guardate che cazzo di ficata sta caverna. Devi salire rapidamente, molto rapidamente, perché sennò questo qua t'ammazza. Porca troia. Mette una certa ansia quello schifo là sotto, eh. Allora, ho provato anche a combatterci, ma è una roba che one-shotta praticamente. Questa è una di quelle cose che io proprio non riuscivo a mandare giù di Dark Souls quando ho iniziato a giocare a Dark Souls 2, che è stato il mio primo Dark Souls. Non riuscivo a mandare giù il fatto che ci fossero delle aree in cui dovevo semplicemente lasciar perdere. Davvero. Mi tormentavo perché oh, ma cazzo, ma perché non riesco a passare? La verità è che per passare chiunque avrebbe dovuto semplicemente scappare. Non era un mio problema che ero troppo scarso. Ok, qui sono in questa sala. Sostanzialmente sono tornato giù. Allora, qui prima sono morto, mi riprendo le mie anime, ma in realtà non sono morto qui, vi faccio vedere dove sono morto, perché così vi fate due risate. Allora, io sono uscito da qui e ho visto che aveva la mamma puttana, no? Ok. Mi sono affacciato da qui e indovinate chi vi vedo? Vi vedo quella merda, il mostro di prima. Ora, che ne dite se, visto che abbiamo la lanterna, no? E mi sembra che quella creatura sia abituatissima all'oscurità. Quindi, oltre ad essere una creatura orribile, non gliene frega un cazzo di quello che faccio. Bene, bene, mi piace. Comunque, ero arrivato qui, cioè mi ero riconnesso a quest'area.
E sembra veramente strano, ragazzi. Sembra veramente strano che ci sia tutta questa riconnessione. Come ho fatto all'epoca a non notare questa porta? Cioè, io ci sono andato qui, ok. Però non lo so, ragazzi. È tutto abbastanza magico in Elden Ring. Tipo la mia idiozia è magica, super magica. Quante anime avevo? Cioè, quante rune avevo? Ci sono andato di corsa e non c'era l'ascensore. Vabbè, io direi che lì abbiamo esplorato tutto, ma veramente tutto. Quindi lasciamo perdere le anime. E andiamo avanti. Guardiamoci un po' sta statua. Quello sarebbe Godric. La versione strafiga di Godric, però. Si è fatto fare una statua dove lui è un gran figo. Comunque. Dirupo sul lago, è qui che dobbiamo venire. Porca puttana, ragazzi, che dispiacere che non vi ho fatto vedere tutto il combattimento con Godric. Non è nulla di che, sono stato anche piuttosto sgraziato, non è che io abbia fatto un grande combattimento, anzi tutt'altro. Mi sono molto incasinato, ho fatto un sacco di puttanate, ci sono arrivato davvero con uno sputo di ampolla. Perdonate, mi faccio prendere dal parkour quando sono a cavallo. Pietra riscaldante. Ma ci sono zone fredde in cui potremmo patire il freddo, quindi? Se c'è una pietra riscaldante vuol dire che abbiamo bisogno di un effetto riscaldante. A un certo punto. E potrebbe essere così che funziona. Dobbiamo andare dall'altra parte. Quindi dobbiamo attraversare questa gola, andare di qua. Ma io qua già ci sono andato, quindi ho bloccato un punto di viaggio. Non è il massimo viaggiare così. Madonna, che cazzo succedeva? Che bella sta zona, raga. Allora, io attraverserei il lago, perché tanto l'acqua non è profonda e almeno ci facciamo una bella. Non è particolarmente redditizio cacciare questa monnezza qui. Spingiamoci un po' da questo lato del lago. Voglio capire se ci sia o meno qualcosa di utile. No, il lago semplicemente mi aspettavo che fosse un ecosistema molto più ricco di creature, di. In realtà per questo tratto qui è abbastanza tranquillo, molto semplice, nulla di complicato. Qui sono all'altra sponda del lago.
sto un po' zigzagando da un lato e dall'altro. Per il momento mi pare il modo migliore di l'aragosta, che è fortissimo, forse uno dei nemici più temibili in assoluto. Ok, questo piccolo forte. Oh, non eri morto? Ok, c'è un sacco di gente, ragazzi. Morto. Porca troia. Statua di Marika. Non ci ho neanche fatto caso che c'era una statua di Marika. Sto esplorando, quindi non me ne frega niente di perdere rune. Ho livellato dopo Godric, perché mi aveva dato un botto di anime, veramente un botto. E questo? Sorgete tutti voi dalle tenebre del sottosuolo e lasciate che i nostri occhi siano offerti alla Vergine. Ma chi cazzo è sta Vergine, Madonna Santa, che non si capisce mai un cazzo? Ecco. Lo chiamano l'Aquila, i suoi compagni. Ok, tu sei un bersaglio fin troppo facile, direi. Allora, il cagnottone rompe il cazzo. Su questo sono proprio sicuro, proprio. Infatti un colpo me l'ha dovuto dare. C'ho pure il collarino dorato. Mamma mia. Un po' di dignità, cane. Toffo da cucciolo aveva collarino colorato di rosso, era tutto rosso. Poi crescendo, quando è diventato grande, gli ho messo uno di cuoio. Era troppo da cucciolo quello rosso. Toffo era un cane estremamente serioso e aggressivo, quindi gli stava bene il collare di cuoio. Non guasta mai fare fuori i cani per primi, eh. È un'ottima abitudine. Allora, quel pezzo di merda c'ha il corno. Va chiaramente accoppato per primo. Ci riprendiamo pure queste, va. Non è che sia un incredibile bottino, ma almeno. Ok, siete finiti? Cazzo! Oh! Tu sei scemo! Prego, dottor Cavaliere, venga qua, venga. Una alla volta. E non c'è problema. Quanto cazzo vi odio voi che lanciate roba. Questi comunque le danno le rune, eh.
scintipietra del cuculo, che dir si voglia. Ok, vabbè, questi sono i classici soldatini. Porca puttana. Sì. Ok. Bene. Ma quante rovine che ci sono di fianco alla palude? È pieno di sti insediamenti qui. No, il gamepad. No, raga, mi sono finite le batterie sul gamepad. Porca puttana. Vabbè, un attimo. Vado a prendere le batterie. Madonna, se mi fosse successo da Godric, probabilmente avreste visto lo scontro, perché non sarei riuscito a batterlo. Batterie. Queste sono le nuove batterie ricaricabili che devo ricaricare. Ne ho prese un sacco perché una volta le usavo soltanto per fare queste cose, cioè per metterle nel registratore che sto usando adesso per registrare la voce, per metterle nel gamepad. Però alla fine, cioè, ne ho prese un sacco, così non compro mai più batterie. Cioè, le ricompro fra 3 anni e le metto nei telecomandi, le metto negli orologi, le metto, vabbè, tutte le cose che necessitano una batteria, insomma. Ok. Bene. Questo mercante è praticamente inutile. Qua. Andiamo verso le anime. Guardate l'aragosta quanto cazzo è grossa. Un giorno mi ci incaponirò. Quanto è bella la luce in questa zona, porca puttana, raga. Devo dire che visivamente parlando è il gioco di From più bello che mi sia capitato di vedere. Con tutto che magari come ambientazione forse preferivo quella di Bloodborne, un po' più gotica. Però dal punto di vista proprio della... Ok, di qua. Dicevo, dal punto di vista proprio della resa, della bellezza degli scorci, vabbè, qui è tutto molto più aperto. Però che cazzo, il tramonto, ste cose, è molto figo. Mi sarei mai aspettato su un gioco From di vedere questa luce. Così figa, così poetica. Ce ne sono di situazioni così, eh. La prima volta che sono capitato a Majula o a Irithyll su... Che cazzo era? Il 3? Ho pensato, minchia però. Sta zona è pure bella da vedere. Non è soltanto un ammasso di nemici senza senso. Quindi so come funziona. From, se vuole, fa le cosine. Che cazzo sei? Ma muori veramente easy tu.
Ok, questo cercherò di prenderlo alle spalle. Madonna, Madonna, via, porca puttana. Madonna, raga. Non è possibile, non è affrontabile. Merda. Ma no, no. Come ci si rapporta con questi nemici qui, esattamente? Come ci si rapporta con queste bestie? Ah, io non ho idea, non ho idea. Cazzo. Forte. Forte, forte. Sì, direi che non è il caso di giocare qui di notte. Fino al mattino. Non sto giocando quasi mai di notte, ci fate caso? Perché voglio esplorare questa zona di giorno e poi voglio farmi una seconda passata di tutta questa zona di notte. Allora, innanzitutto l'equipaggiamento lo vado a cambiare. Qui mi ero messo un talismano resistenza ai danni magici. E qui ci mettiamo potenzia i contrattacchi in difesa. Questi sono utili perché ti fanno sprecare quei ramoscelli al posto di tutte le rune che perderesti, quindi sono dei salvarune a tutti gli effetti. Devo dire che pure i nemici piccoli qui cacano il cazzo a pressione. Non è soltanto i nemici tipo quello lì di prima. Chiaramente è una specie di mid boss. Almeno da quanto è cacacazzo mi sembra una specie di mid boss a me. C'è una grazia perduta qui. Però vi devo dire la verità, sta zona faccio fatica a riconoscere le parti di questa zona. Faccio molta fatica perché è tutto uguale. Ricettare dell'artigiano scintipietra. Ok. Attraversiamo la palude. Possibilmente senza far incazzare nessuno. Esamina. Raggiungere un'altra destinazione. Ok, vediamo. Non so che cazzo sto facendo, raga. La prima volta che... L'altra volta ne ho trovato uno di questi, ma era inattivo. Questo è attivo. Questo è attivo. Liurna lacustre. Ok. Allora, il mio obiettivo è questo adesso. Però andiamo ovviamente a sbloccare anche questo falò, questa grazia perduta. Si viaggia alla grande qui, ragazzi.
Mappa del ritrovo? Hai trovato una mappa semplice. Controlla l'inventario. Le mappe sono tutte qui. Quindi? Che ci faccio con la mappa semplice esattamente? Impossibile procedere senza una chiave di scintipietra. Ok. Quindi ci troviamo qui e dobbiamo tornare indietro, giusto? Ok, ho capito il senso di questo spostamento. Probabilmente c'è uno dei soliti posti di blocco completamente puttani e da qui riusciamo ad aggirarlo alla grande. Perché siamo dietro il posto di blocco. Combattimento all'ultimo sangue a questo tizio. Ok, sto aggirando il posto di blocco. Però a questo punto me lo faccio a ritroso, perché è una mia sensazione che questo teleport serva ad aggirare una zona altrimenti inaccessibile. Però insomma vedo che la situazione è più o meno questa, cioè tanti nemici che puntano verso di me. Ce ne sono numerose di situazioni come queste. Ma questo attacco qui cambia veramente tutto. Io non ricordo altri Souls in cui sono andato così tanto avanti in così poco tempo. Nel senso, questo qui, sì, ti puoi bloccare perché c'è un nemico forte, però... Come si interagisce con qualcosa? Esattamente. Che palle però questo qua, oh mamma mia. Allora lì c'è qualcuno con una balestra che caga il cazzo. Voglio distruggere questo tizio qua dietro.
Ok. Wow. Effettivamente un attacco frontale. Mannaggia la puttana! Effettivamente un attacco frontale qua era veramente impossibile. Oh, gli ho pure tolto di mezzo tutti. E a sto punto, signori, si esplora. Unghetto luminoso. Questa zona me la giro tutta. Sarebbe stato un peccato farsi subito lo shortcut senza vedere che cosa offre tutta quest'area. Sento. Ok. Qualunque cosa sia quel coso, è enorme. Ah no, è una vecchietta. You, please, I can read them. Your feet. Vai, leggi le dita, vai. Bless you. Michela's favor can be yours. Il favore di Michela può essere tuo. Morte, massacro, mattanza, colui che tutto ascolta è stato ucciso, ma ahimè, invano. Colui che tutto ascolta, ok, deve essere quello con le orecchie e gli occhi nella scatola. Non devi far altro che prenderlo dal grande vaso. Grande vaso sarà il tizio pignatta che ho aiutato a uscire dal... Ok. Sembra che lì ci sia l'uscita dal villaggio. Qui c'era la vecchietta e va bene, la vecchietta sempre gradita, sempre gentile, ma qui si esce. Salve. Quindi qui arrivare da sotto significava veramente dover fare a botte con tutti questi. Era follia, raga, follia. Porca puttana, ma che forza che hanno sti tizi. Ma veramente si può fare doppia quella roba? No, finito la stamina, vai, ricarica da un attimo. Ok. Cioè, raga, è un dito in culo anche scendere questa situazione. Madonna, se ti ho... Dai, attacca. Tacci tua. Vabbè, per il momento lasciamo perdere il granchio. No, farsi sta cosa sarebbe stata follia.
ci avrei provato, probabilmente a cavallo avrei corso, ma insomma non ne sarei mai uscito, mai. Ok, statuella di Marika o sobborghi dell'Accademia. Allora, io darei la precedenza al frammento di mappa. Per me è... la Madonna, che bestie strane che ci sono qui. Scusatemi. Scusatemi, devo andare un attimo di qua. Poi torno, eh. Poi torno e ci prendiamo botte come vi piace a voi. Per il momento devo un attimo... Mappa ottenuta e vi trovo pure una grazia. Eh? Però raga, che bordello! Che bordello! Il fatto di andare a cavallo velocizza veramente un botto tutte le meccaniche di gioco, non solo gli spostamenti. Proprio tutto. Quindi, hai trovato la nuova mappa, Liurna Nord. Comincia a diventare bello ricco questo mondo adesso. Bello ricco, pieno di cose, di interazioni. Andiamo a fare pratica con questi nemici che sono un po' nuovi. Quindi noi carichiamo e... sono fortissimi. Cioè, più che fortissimi fanno un fottio di danno. Ma veramente un fottio di danno. Anche se il loro moveset non mi sembra così... imperscrutabile. Ma quei palloni? Ok, proviamo a fare a botte con questi. Fanno le capriole, vabbè. Lì. Porca troia, stannano. Difficile da perriare, lento. Un sacco di danno. Ok. Carità, sono pure puccioselli loro, eh. Sono simpatici. Sapete chi mi ricordano come sensazione di nemico proprio? Mi ricordano quelli lì della... non erano gli anziani in Sekiro, come cazzo si chiamavano? I nobili di Sekiro mi ricordano. Dai, lo puoi fare meglio quel Perry, Mario. Dai. Porca puttana. Colpiscono tantissime Merda!
Merda santa, no, non posso perdere tempo con sto stronzo. Devo scappare. Ci sono un sacco di zone da esplorare. Sobborghi dell'Accademia. Qualcosa mi dice che lì troverò qualche risposta. Questi esseri un po' mollicci, un po' acquatici, mi ricordano tantissimo i nobili di Sekiro. Ma tantissimo proprio. Comunque io mo mi sto facendo fare un culo come una capanna perché sto cercando di indovinargli il parry, ma non sono così forti, eh. So che fanno tre attacchi, pari il primo, il secondo e il terzo, poi fai il contrattacco. Chiaramente più sei bilanciato meglio è, perché sennò al terzo attacco non ci arrivi. Terzo attacco non ci arrivi. Ok, sobborghi dell'Accademia. Questi sono i sobborghi dell'Accademia? Sì. Quindi questo. Beh, di sicuro non è. Ok, ok, ci ricarichiamo un attimo. Ok. Pure. Beh, in effetti se non era un gruppo di nemici quello, non so io cosa possa esserlo. Oh, questo palazzo dovrebbe avere un ingresso? Mi pare l'unico palazzo che non è crollato. No, non ci si entra. Non ci si entra. Oh, come sono efficaci le mie ampolle. Non so dove andare. Raga, non ho idee. Cancello meridionale di Fosfosfi. Torboschi, ponte divino, cancello meridionale di là e su. Proviamo ad andare qui e ad andare avanti anziché indietro, perché poi sono tornato indietro verso la palude. Non ricordo come fosse la situazione qui. Sì, il falò ci dice di andare da questa parte, noi però. Serve la chiave di scintipietra, ma dove cazzo la troviamo la chiave di scintipietra? Non possiamo andare oltre. Non possiamo andare oltre se la situazione è questa. Credo che qui sia troppo alto per saltare col cavallino, eh? Ma qui no.
tecnicamente noi oltre il portone potremmo andare. Orso. Madonna. Oppure io un orso di questi qui lo me la. Fottuto Locke. Mi riprendo le anime e scappo più lontano della luce, anzi più veloce della luce e più lontano della Turchia. Devo andare molto molto lontano perché la situazione è molto molto drammatica. Ok, mi è andata di culo. Ora, parola d'ordine. Velocità e fuga. Velocità e fuga! La fuga di tua madre, in effetti. Ma chi cazzo è stato? L'orso? L'orso ha questo genere di potere? Mannaggia la puttana! E che è, Non è possibile che ce l'hanno tutti con me a sto livello. Cazzo volete? Chissà From cosa immagina quando crea questi mondi dove nessuno si ama mai. Il maestro Miyazaki. Le sue pippe mentali enormi per creare questi mondi. Allora. Qui è tutto esplorabile, ci sono anche delle caverne, ci sono delle insenature, ma se noi non entriamo qui in questo borgo non riusciremo mai a salire su sto ponte. E anche quando saremo su sto ponte vedo che ci sono delle interruzioni, quindi non vorrei che stiamo facendo tutta questa cosa a vuoto, completamente a vuoto. Va bene, il nostro prossimo obiettivo sarà ovviamente questo, perché ho intenzione di sbloccare anche quel pezzo di mappa. Noi ci vediamo al prossimo gameplay.